devi sistemare la tua casa. Ci pensiamo noi. Fratelli Sebastianelli, solo soluzioni. Buongiorno da Giulia Mancinelli. È stato ritrovato il corpo di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni travolto dall'alluvione scomparso il 15 settembre. Per il riconoscimento ufficiale servirà il test del DNA, ma il bimbo ritrovato indossava la maglietta del piccolo Mattia. Il corpo, avvolto nel fango, è stato ritrovato dai carabinieri su segnalazione di un cittadino in un campo in prossimità del fiume Nevola, nel comune di Trecastelli, a diversi chilometri dal punto in cui la piena l'ha strappato dalle braccia della mamma Silvia. Una nuova allerta meteo gialla per temporali e criticità idrogeologiche è stata emessa dalla Protezione Civile regionale con validità 14-24 di oggi. Un'escursione dal Mar Mediterraneo di aria mite ed umida determinerà sul medio versante adriatico un graduale peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio odierno. Saranno tutti regolarmente aperti nelle consuete ubicazioni seggi elettorali per le votazioni di domenica a Senigallia. Il Comune ricorda che duplicati della tessera elettorale sono disponibili presso l'ufficio, aperto sia oggi che domani, e che i residenti nella zona rossa che hanno perso la tessera troveranno un'attestazione sostitutiva valida solo per questa tornata elettorale direttamente al proprio seggio di competenza. Lo sportello donna, servizio gratuito del Comune di Senigallia, estende con orario prolungato il proprio supporto psicologico a tutti coloro che sono stati colpiti dall'alluvione. La sede dello sportello si trova all'interno del Palazzo Ferroni Frati in via Fratelli Bandiera. Per info 338-492-6590. Il Covid: sono 565 nuovi contagi registrati ieri nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti che sale leggermente a 239 positivi. I ricoveri negli ospedali sono 63, di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono verificati decessi. Come sempre, per questi altri aggiornamenti, viveresenigallia.it.